Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, dopo tanto tempo, torniamo a parlare di tarocchi e in particolare dei tarocchi egiziani che hanno una storia e una tradizione molto particolare. Noi oggi sappiamo che i tarocchi sono nati nel periodo del Rinascimento, però per moltissimo tempo si è pensato che i tarocchi avessero origine nell'antico Egitto. Questo ovviamente ha ispirato tantissimi mazzi e ancora oggi, nonostante l'ipotesi dei tarocchi nati nell'antico Egitto sia stata disconfermata, i tarocchi egiziani continuano comunque a appartenere, diciamo, a un filone molto utilizzato e molto studiato, perché se ne è tramandata in qualche modo la tradizione simbolica. È molto interessante la storia dei tarocchi egiziani, a mio avviso. Ne esistono veramente di tantissimi tipi, ci sono quelli che riportano degli eventi storici particolari accaduti nell'antico Egitto, ci sono quelli che si basano invece sulle classiche figure tradizionali egiziane e ci sono quelli basati un pochino di più sull'immaginazione. Io vi faccio vedere un mazzo tradizionale di tarocchi egiziani che è stato disegnato da Silvana Alasia, che è una pittrice veramente bravissima, una grandissima artista, che è in grado di riprodurre molto bene delle figure storiche e artistiche e soprattutto è in grado di riprodurre bene la pittura su papiro. Infatti, queste carte, come potete vedere, riprendono, diciamo, l'idea della pittura su papiro, quindi vedete che sono riprodotti proprio come se fossero disegnati su un papiro e sono veramente molto belli, sono disegnati benissimo. Io li utilizzo questi solo come studio, come approfondimento e sono comunque dei mazzi da collezione, perché sapete che io colleziono mazzi di tarocchi, mazzi di carte in generale da divinazione. E quindi questo più che utilizzarlo per le stesure, io lo utilizzo come approfondimento e lo tengo come mazzo da collezione. Però volevo raccontarvi la storia di questo mazzo perché comunque è molto particolare e molto affascinante. Susanna Alasia ha disegnato questo mazzo ispirandosi a un grande studioso di esoterismo che si chiama Pitois. Lui aveva scritto un'opera nella quale ha raccontato tutta la cerimonia di iniziazione alla magia di un determinato personaggio. Non fa il nome, quindi non sappiamo chi sia questo personaggio, però comunque era una persona che doveva essere iniziata alla magia. E per essere iniziata alla magia doveva svolgere un determinato percorso e determinate prove. Praticamente lui doveva partire dalla Sfinge, percorrere tutto un percorso all'interno delle piramidi, arrivare alla piramide di Cheofe, superare ovviamente delle prove, a volte anche molto dure. Il superamento di queste prove gli permetteva di andare avanti nel suo percorso fino ad arrivare ad una galleria. In questa galleria, sul muro, erano dipinte 22 figure arcane. Queste 22 figure sintetizzavano il principio della saggezza, che poi è la fonte di ogni potere. Questo personaggio, una volta arrivato qui davanti a queste 22 figure, veniva accolto dal guardiano dei simboli sacri che aveva il compito di tramandare il principio della saggezza. E questo principio della saggezza era appunto raffigurato, sintetizzato e simboleggiato in qualche modo in queste 22 figure. Da questa storia, l'autrice del mazzo ha deciso di disegnare questi tarocchi egiziani, basandosi appunto su questa tradizione esoterica, perché i tarocchi egiziani hanno una grande tradizione esoterica, che è quella appunto che si ispira al fatto che il mito, inteso proprio come mitologia egiziana, è in grado di veicolare il potere e la profondità delle conoscenze magiche. Quindi questo mazzo di tarocchi, oltre ad essere un mazzo tradizionale con i significati tradizionali, racchiude in sé molta profondità e soprattutto una grandissima possibilità di fare delle letture molto intuitive e basate in modo molto profondo sulla simbologia. Quindi è un mazzo veramente particolare e affascinante. Ovviamente può essere utilizzato sia da principianti sia da esperti, tenendo presente che avendo, diciamo, la possibilità di fare delle letture intuitive più profonde, più simboliche, il principiante magari potrebbe essere un pochino più in difficoltà nel riuscire ad interpretare bene tutti questi simboli. Invece la persona esperta troverà soltanto un grande arricchimento dall'utilizzo di questo mazzo.
Ovviamente tra il mazzo di tarocchi egiziani e il mazzo di tarocchi di Marsiglia ci sono delle correlazioni, perché sono due mazzi molto diversi, con una tradizione molto diversa, ma in realtà poi racchiudono determinati significati che vanno comunque poi a integrarsi molto bene. Vi faccio degli esempi. La figura del matto, ad esempio, che è questa, come vedete, rappresenta un viandante che ha la bisaccia, c'è l'animale, si sta dirigendo comunque lungo un percorso del quale noi non vediamo quello che c'è dopo, quindi esattamente come i tarocchi di Marsiglia, anche questo mazzo ha veramente una tradizione molto, diciamo così, classica, come può essere quello dei tarocchi di Marsiglia. Ovviamente in questo caso però ci sono dei simboli che invece vanno a stimolare molto di più l'intuizione e permettono di fare una lettura molto più profonda. Però adesso a questo ci arriviamo con calma. Questo vi faccio degli esempi veloci. Questo ad esempio è il mago e vedete che anche qui c'è il tavolo, ci sono degli oggetti simbolici, ha il bastone in mano, quindi comunque anche qui va a rappresentare dei significati che possono essere molto simili. Ovviamente non ve le faccio vedere tutte una per una, se no il video verrebbe lunghissimo, ma questo era per farvi capire che comunque ci sono tante correlazioni. Tuttavia, se voi fate un'integrazione tra le due carte, utilizzando i tarocchi egiziani, vi potete rendere conto di come questo stesso significato che potete utilizzare anche per i tarocchi di Marsiglia possa essere molto più basato sulla simbologia e sulla tradizione, quindi ne esce fuori comunque una lettura molto più profonda. Quindi i tarocchi egiziani e i tarocchi di Marsiglia possono essere, diciamo, integrati nei significati, ma sicuramente quegli egiziani sono molto ricchi di una tradizione molto molto antica. Restano comunque dei tarocchi molto belli dal punto di vista delle figure, perché comunque riprendono proprio la storia e la tradizione dell'antico Egitto, quindi questi disegni così diversi da quelli che sono i disegni dei tarocchi classici, perché comunque vedete che sono riportati sopra anche i geroglifici, quindi comunque i geroglifici possono essere interpretati proprio a livello simbolico. Certo, per utilizzare questi tarocchi dovete fare uno studio molto più approfondito, perché e comunque, se volete andare a interpretare e a leggere in qualche modo i simboli che sono nascosti nelle figure, basandovi anche sui geroglifici, quindi su questi simboletti molto più piccoli, dovete fare un lavoro veramente profondo. Però può essere, secondo me, davvero molto molto affascinante. Quindi questo è un altro dei miei mazzi da collezione e un altro di quei mazzi che io utilizzo quando voglio studiare un pochino di più tutto l'aspetto simbolico, intuitivo e anche tradizionale, perché comunque l'antico Egitto è un periodo che è anche ricco di molte molte tradizioni particolari. Quindi mi fermo ragazzi con questo video, se no poi viene lunghissimo e parlo troppo. Fatemi sapere nei commenti se i tarocchi egiziani vi attirano, se in qualche modo li avete utilizzati o se li hanno utilizzati magari con voi che avete chiesto una stesura, perché sono comunque curiosa di capire che effetto vi fanno, perché sono tarocchi un pochino particolari che un po' si allontanano da quelli tradizionali e quindi forse a tante persone magari non piacciono, non si sentono particolarmente ispirati. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.